Dopo tre periodi il Barça è avanti di 12 lunghezze, 59 a 47 dopo la prodezza di Joe Ingles da oltre metà campo sulla sirena del parziale precedente. Le chance di Siena di riaprire questa partita sono ovviamente diminuite. Adesso Edson con il primo possesso del quarto conclusivo non aiuta. Bomba! Well, dai, ingresso di Edson è stato molto importante e Ingles con quel canestro veramente ha segato le gambe a Siena qua, che si trova sotto di 15, che è una punizione troppo severa. Siena ha giocato una partita finora spettacolare per me, soprattutto in difesa. 4 su 8 dalla lunga distanza per il Barça, che ha tirato poco da 3, ha tirato bene da 3 e relativamente poco anche Siena. Il problema è che negli ultimi minuti Montepaschi non è più riuscito a trovare il canestro avversaria. Ha dato ulteriore fiducia a una squadra come quella di Pascual, che ha trovato poi in Edson l'elemento ideale per piazzare il break che rischia di essere decisivo. Aradori va da Res che gli restituisce il pallone. Rakočević è pronto a rientrare. Aradori pensa al tiro, cambia idea. Andersen da 5 metri, c'era anche il contatto. Yeah. Sblocca però Siena ed è già qualcosa. Ma è già qualcosa e c'era contatto sulla mano di Andersen e lui si lamenta sempre. Non penso che gli abbia battuto neanche un tiro libero questa sera e qualche contatto l'ha subito. David Andersen in lunetta non è andato, complessivamente 11 liberi tentati da Siena, 19 per il Barça. Edson stavolta sbaglia, bravo Res a indirizzare il pallone verso Zizis, che adesso è atteso da Sada nell'altra metà campo. Buona l'idea per Thomas Res. Arriva il fischio arbitrale, forse il pallone un po' tenero, Dong lo ha letto. Yeah, taglio proprio di Andersen, Edson ha trattenuto in taglio, l'arbitro l'ha visto, Edson non è d'accordo, ma è ovviamente sul fallo, è proprio successo davanti a noi. Riposo per Zizic, squadra nelle mani di Igor Rakočević. Servirebbe il Rakočević inarrestabile che abbiamo imparato a conoscere anche e soprattutto in Eurolega. Fischio arbitrale, fallo in attacco direi di Buzzi e Thornton, palla persa e in questo momento non ci voleva. No, non ci voleva assolutamente nessuna palla buttata via, nessuna infrazione, nessuno sfondamento, nessun fallo in attacco per un blocco. Sada sta avendo tanta fiducia da Xavi Pascual. Per Sada non è stata una stagione facile come quella precedente, dove alle spalle di Rubio finiva spesso per far bella figura. Edson va da CJ Wallace, fallo in attacco di Sada che ha trattenuto Rakočević. Yeah. Buon fischio anche questo qui, Sada mette le mani nella testa, però lui con questa ingenuità ha annullato, ecco qua. E si chiama blocco di contenimento, cioè contiene il giocatore sotto canestro per liberare il compagno tiro. E invece l'ha fatto troppo e ha annullato il canestro 3 di CJ Wall. Si rimane sul più 12 Barça. Rakočević rinuncia a Andersen, sceglie David Moss che ora è contro CJ Wallace. Andersen pesca il taglio di Rakočević. Molto bello, buona visione di Andersen che nonostante la sua frustrazione per alcune cose lucidissimo. Meno 11, ancora lunghissima la strada per la Mensana. Edson contro Moss, tiro impossibile, rimbalzo di Rakočević. Siena deve anche provare a correre, ma col Barça è molto difficile. Edson fa una sceneggiata, Rakočević va in lunetta con due liberi. Yeah, Edson veramente deve stare molto attento, ok? Rakočević a terra. Barcellona che ha 5 dalla panchina in campo ha perso un pochettino il filo del discorso, avevano più 15, 4-0 per Siena, un paio di tiri liberi qua. Qui rivediamo Edson che vola per terra solo a contatto con David Andersen. D'altra parte il fallo ai danni di Rakočević. CJ Wallace si attira l'ira del palaestra. CJ Wallace dice ok, calmi tutti. Qui a Xavi Pascual ha visto abbastanza, qualche cambio. Marcelino Huerta si prepara. Wallace che Siena ovviamente l'ha conosciuta e bene nei giorni con la maglia delle belle Ton Treviso e che ovviamente anche il palaestra ricorda. Qui Huerta si prepara per entrare.
per Sada. Torna sotto la doppia cifra in ritardo di Siena. Time out Pasquale. Rakočević chiama a raccolta il popolo senese. Assolutamente. 6-0, il momento più difficile possibile, e quindi anche 8-0, scusami. Parziale no, di 6-0 in favore di Siena. La matematica non è un'opinione. Però possiamo farla diventare tale, coach. Ecco. Quattro falli di squadra per il Barça in questo periodo. È un altro segnale che potrebbe aiutare la rimonta della squadra di Pianigera. Mancano esattamente come l'altro quattro. A 6-24 da giocare. Viene 7-24, 7-23, quarta precedente a favore di Barcellona, questa volta a favore di Siena, la questione del bonus. Vediamo chi riesce a sfruttare questo meglio di un altro. Come Caleb, quanto manca, vedremo quando sarà in grado di tornare a garantire un contributo a Siena, che ovviamente gli altri due infortunati dovrà aspettarli molto di più. Molto di più. Sicuramente Kaukenas, vedremo se riuscirà a tornare per il finale di stagione. Problema di Lavrinovic, in teoria dovrebbe risolversi in tempi molto più ristretti, o quantomeno più ristretti. È quello che spera Pianigiani, è quello che spera tutto il coaching staff della Mensa. È chiaro che ovviamente l'incrociato della parte di Kaukenas è molto più grave, il recupero più lungo. Un'operazione alla schiena, come a Lavrinovic, c'è sempre un'operazione alla schiena, ok? E le due cose, quando vanno dentro il corpo umano, per il cuore o per la schiena, e anche i più grandi medici non sono 100% sicuro fino a non arrivare dentro e vedere la situazione. E quindi vediamo quanto tempo avrà bisogno di Lavrinovic per entrare. Zizis, che non andava in doppia cifra da 17 partite consecutive, è tornato a garantire un contributo offensivo notevole, 16 punti per lui, peraltro 13 nel quarto di apertura. In doppia cifra c'è anche Rakočević, che ora porta grande pressione su Marcelinho, si salva con Fran Vázquez. Ancora 15 secondi a disposizione del possesso del Barça, zona da parte di Siena. Eitzen passa da un angolo all'altro, lo raggiunge Marcelinho e punisce ancora lui. Chuck incubo Eitzen. Veramente un killer in questo momento qua, e rimette di nuovo a più 12 con questo canestro di grande importanza. Era stato devastante all'andata, 22 punti. Rakočević continua ad avere una corrispondenza d'amorosi sensi con Eitzen. Esatto, perché Huertas non riesce a contenerlo, lui si muove benissimo, senza pallone, trovato spazio, preso la palla, segnato subito. Marcelinho ora si affida a CJ Wallace, che sbaglia, buon taglia fuori di Henderson. Super taglia fuori. Non c'è fallo di Fran Vázquez, Aradori chiuso da CJ Wallace, che prova anche a cacciargli il pallone. Si fa restituire lo stesso, finta il tiro, poi forza e segna. Ha cercato più il fallo che il canestro, ha trovato il canestro. E per questo gli arbitri non è andato, ma chi importa, lui ha fatto il super super canestro, meno 8 per Siena. Che continua a crederci, 6 minuti da giocare. Wallace cerca l'anticipo, Moss è beffato. Huertas per Michael, gran fadeaway. Mamma mia, Michael, super. E Anna Lorbeck pronto per rientrare. Henderson contro Vázquez, l'aiuto di Wallace, si muove bene ma sbaglia il semigancio. Aradori in lunetta con due liberi. Aradori importantissimo in questa partita, molto più maturo. Esce CJ Wallace, entra Lorbeck. Wallace parla con gli arbitri, però va bene non parlare perché è molto vicino. Lui deve non dire niente. L'impressione è che Navarro possa non rientrare in questo finale, tanto per dimostrare un problema fisico che evidentemente lo sta affliggendo. Anzi, c'era dubbio sulla sua partecipazione a partire di questa sera. Corto il primo libero di Aradori, rimane in doppia cifra il vantaggio del Barça per Pietro Aradori. 11 punti, 2 su 3 a cronometro fermo. Molto una bene. Bomba e anche 3 rimbalzi offensivi. Grande partita. Stonrock entra in campo adesso, Thomas Resch esce, esperienza, un po' di pressing. È il quintetto iniziale, salvo che c'è Pietro Aradori invece di Nikos Zizis. Ancora la pressione di Rakočević
su Marcelinho, che viene rimontato dal serbo, che ora gli calcia il pallone, lo recupera e appoggia il meno 7. Ma questo era il mio dubbio su Marcelinho, che c'è proprio... E palla persa, in confusione Marcelinho, in confusione il Barça, time out Pasqual. Incredibile. A pressing di Siena ha dato risultati. Per questo Marcelinho Huerta, talento stupendo, però due errori: uno, si fa a strappare una palla; due, non si capisce con Aitzen per passaggio di ritorno. Vediamo cosa fa Pasquale, se vuole vincere questa partita. Forse penso tempo ce n'è, ok, per Siena. Qui vediamo il recupero di Rakocevic. Un attimo dopo Marcelinho non si capisce con Aitzen e arriva un'altra palla persa. Rakocevic a braccia alzate, il pubblico in delirio, l'atmosfera è straordinaria, come la capacità di questa squadra di nascondere l'emergenza. Esattamente, loro hanno grande orgoglio, grande carattere, lo stanno dimostrando adesso in campo. Barcellona va contro questo Pasquale, che era più 15, 40, 62, 47, adesso 67-60, ok, quindi 13-5 parziale, quindi Siena rientrato in partita. Nonostante Aitzen, che ha provato a chiudere questa partita più volte, Siena non vuole saperne di alzare bandiera bianca. No. Adesso rimessa Siena a disposizione di David Moss. Siena è molto brava nella rimessa, vediamo cosa produce qui. Ha tutto il tempo del mondo, 24 secondi. Non c'è neanche di segnare dalla rimessa. Aradori spara subito da tre, sbaglia. Moss in tap out, premia Marcelinho. Marcelinho è fortunato qui. E lui, Marcelinho, fa molto fatica con Rakocevic, tra l'altro. Soprattutto quando Rakocevic non ha la palla. Marcelinho sul blocco di Lorbeck, che poi riceve, è accoppiato con Rakocevic. Deve arrivare Henderson e lo fa troppo tardi. Mamma mia. Che killer che è Lorbeck, non si nota niente, palla lui e tutto sembra facile. Sembra, 22 punti. Sembra un allenamento per lui. Moss sbatte su Vasquez e uscendo, poi si affida a Aradori che ci riprova e segna. Grande partita Aradori questa sera, molto maturato come giocatore, molto. Cioè, ho notato proprio all'inizio di quest'anno che è un giocatore molto più... maturo, l'unica parola che mi viene in mente. Lorbeck, quinto fallo di Storrock. E allora si rialza immediatamente Thomas Ress. Si rialza anche Boni Dong, che entra al posto di Fran Vasquez. Aitzen, dopo una piccola pausa in panchina, va per Huertas qui. E perché Aitzen Navarro... può tranquillamente gestire anche il ruolo di playmaker. Navarro in guardia, altro quintetto devastante di una squadra infinita. Veramente hanno tutti i realizzatori, meno in Dong, che... Lorbeck consegnato per Aitzen. Buona difesa di Aradori, ma contro questo Aitzen è impossibile. Veramente immarcabile lui. Aradori sbatte su Dong, due liberi per lui. Grande coraggio, grande voglia di fare, di cambiare la realtà di una partita in cui il Barça spesso ha dato l'impressione di avere troppo talento. Esatto, loro hanno super talento, ogni uomo che mettono dentro è uguale o meglio di quello che esce. Aradori già 14 punti, va per essere il primo realizzatore della serata insieme proprio al compagno Igor Rakocevic, che è 16, adesso ha Aradori con 15, va per 16 con questo tiro libero per arrivare a fare con il compagno, che lo fa. C'è anche Zizis a quota 16, ma in questo quarto periodo praticamente non l'abbiamo visto. Aitzen contro Aradori, mossa in anticipo su Michael. Lorbeck chiama il movimento di Navarro, che arriva, va sul blocco di Dong, cambia direzione, batte Rakocevic, la bomba! Hai ragione tu, Trigger, era la bassa della tabellone di Zizis e non avevo visto, bravo. Aradori! Aradori contro tutti! Mamma mia, Aradori va a 18 punti, la partita della carriera secondo me per lui, veramente contro questa squadra, contro questa difesa, super partita Aradori. Michael da Dong, il problema è che Siena deve provare a fermare gli altri, a fermare gli avversari, i Navarro, i Lorbeck,
Juan Carlos sbaglia, rimbalzo Anderson. Moss. Tempo ce n'è, sono 3 minuti spiccioli, meno 7, devono gestire bene ovviamente ogni pallone che li capti in mano. Rakocevic si allontana, Res, sale il blocco di Anderson, palleggio, arresto, 4 punti, ragazzi, amici sportivi, abbiamo detto grande partita e non vogliamo mai deludervi. Per un attimo Moss pensa di andare a raddoppiare Aitzen, poi recupera la posizione su Michael, l'ex Maccabi sul blocco di Lorbeck che si apre, non ha un buon tiro, va in avvicinamento, semigancio mancino fuori bersaglio, rimbalzo Anderson. Well, Siena sputtando sangue e in partita era Kocevic, eccolo qua! Palleggio, arresto, tripla stavolta sul ferro, rimbalzo Michael. Yeah. Però ottimo tiro, niente da dire, era sul tiro, anzi, un sogno. E guardate Pianigiani in campo che lo applaude. Navarro, raddoppiato da Anderson che aiuta e recupera. Michael abbandonato, sbaglia, ancora l'australiano a rimbalzo. Grande. Aradori vuole spingere, gran palla per Res, a due mani, meno due. Time out Barcellona. Grande rimonto da Siena in pochi minuti, da meno 15 a meno 2. Parziale per Siena, 24 a 11. Qui rivediamo gli ultimi due, Griffati, Thomas Res, sulla gran palla di un Pietro Aradori che sta dimostrando una volta di più di avere un talento straordinario. Poi se bisogna fare canestro, anche Rakocevic può dare una mano, ma guardate la reazione di Pianigiani sulla bomba sbagliata da Rakocevic. Yeah. Dopo essersi morso, mangiato la mano, subito l'applauso per il serbo, perché come dicevi tu, ha preso il tiro che doveva. No, assolutamente, niente da dire. Sei un giocatore, prendi un tiro, veramente ottimo. 2 minuti, 7 secondi da giocare. Chapeau per il Montepaschi e per lo spettacolo che con la preziosa collaborazione del Barça ci ha offerto anche stasera. La partita della settimana, Game of the Week, e questa è stata veramente come qualità del gioco, difesa, tutto, veramente una partita di livello stratosferico per me. Adesso è ovvio che il pubblico del Palaestra sogna di portarla a casa. Vorrebbe dire certezza del secondo posto nel girone, ma soprattutto orgoglio di un popolo che torna in piedi. Guarda, tutti in piedi a applaudire la squadra. Chi fa la rimessa? Lorbeck fa la rimessa. Un mezzo sorriso sul ghigno di Lorbeck che capisce che il momento è importante. Eitzen contro Aradori, rimane con Aradori e Rakocevic sugli esterni con Pianigiani. Eitzen anticipato Michael da Moss, e allora Eitzen deve andare da solo, sceglie il blocco di Lorbeck, l'assist, la deviazione di Thomas Res che cade anche male, si sacrifica, take one for the team. Grande proprio gesto, hai detto tu, spirito di sacrificio di Res, caduto male sul sedere, però si è alzato subito, quindi non è stato 9 secondi per Barcellona per tirare. E sono 9 secondi molto importanti. Eitzen per Lorbeck che mostra i gomiti. Michael sbaglia, Moss tocca, il possesso è di Siena. Assolutamente sì. Grande difesa di Siena e Barcellona non riesce ad arrivare a un tiro comodo. Tra l'altro Siena ha un fallo da spendere in questo quarto. Il Barça invece ha già esaurito il bonus. Torna Sada perché Navarro non ce la fa. No, non ce la fa. Zoppica un pochettino, Navarro la nasconde, ma non è 100%. E vogliono Sada soprattutto in difesa su Aradori, che ha fatto il bello e il cattivo tempo negli ultimi minuti. Moss arriva a Anderson sul lato. Moss chiama il blocco, sceglie Rakocevic, la finta, Eitzen è con lui, sul cambio Dong, Rakocevic ovviamente lo batte, va fino in fondo ma sbaglia, il sottomano che poteva regalare la parità. Forse c'era contatto anche. Dall'altra parte Eitzen si trova in aria, si salva con Sada. Rischiato. Il blocco di Dong per Michael, virata, fallo di Anderson, 2 liberi. Due tiri liberi, però tempo ce n'è, ok? Vediamo come fa Pete Michael. Comunque una partita trigger per i nostri telespettatori, meglio di questo
solo metto in finale di Eurolega. Qui andiamo a rivedere l'errore di Rakočević e soprattutto l'incredibile capacità di Sada, che ha tentacoli infiniti. Una piovra. E istinti difensivi fenomenali. Se non è lui, insieme a Diamantidis, miglior difensore. Michael sbaglia. Palla va a Siena, però. La legge del possesso alternato premia il Montepaschi. Lo sguardo di Pasqual si è girato repentinamente verso la freccia. No. È stato impagabile. Meno 3 per Siena, Rakočević, che è capace di segnare a 3, pure Aradori, pure Moss, pure Rest. Ultimo minuto in arrivo, Aradori sceglie la penetrazione, Dong, Andersen con rimbalzo offensivo dalla lunetta, potrà trovare la parità. È un tiro libero, come un tiro da 3. E Pasquale ha da dire è di dietro all'arbitro. Si alza anche Navarro, che sorride amaro verso la terna arbitrale. Eccolo che torna in campo Re Juan Carlos, e non ne vuole sapere di perdere mai. Trigger! Rivediamo! Trigger! Andersen, che ora è però in lunetta. Qualche problema sulla panchina di Siena, si devono sedere tutti. Trigger. Andersen, libero supplementare per la parità. Tu hai portato me una partita che finisce a overtime. Andersen sbaglia, Dong a rimbalzo, è un libero che può essere pesantissimo. Ah sì, 50 secondi da giocare, qualcosa di meno. Eitzon per Navarro, che esce, punta verso l'aria, scarica per Fat Michael, ad attenderlo c'è David Moss, il blocco di Dong, l'aiuto di Andersen che prova e riesce a contenerlo. Ah, la palla Aradori. 30 secondi da giocare, è sul lato di David Andersen che ha accoppiato con Eitzon. Fallo di Dong, due liberi. Dong parla e parla troppo, deve stare attento con... E Eddie Viatore dice: amico mio, stai lì. Aradori, due liberi per il pareggio, il sorpasso. L'esperienza Pietro Aradori. Andiamo a rivedere. Cercato, è lungo contro di me, vado a cercare. Ha allungato la mano Dong per cacciargli il pallone, esatto. E lui gli ha messo la mano lì. Esatto. E a quel punto gli arbitri sono stati istigati a fischiare. Esatto. Alla Navarro, tanto per dire, ok. E rientra Zizis e rientra Thomas Ress. Per l'azione difensiva più importante della serata. Esatto. Qui meno uno e due tiri liberi per Pietro Aradori. Una superstella questa sera. 18 punti, 5 su 6 a cronometro fermo. Diventa 6 su 7. Intanto è parità. Tu mi hai portato una partita che finisce a overtime. Triggery a palestra. Secondo libero per Aradori. Secondo bersaglio, più uno Siena. Grandissimo. Però adesso bisogna difendere. Marcelinho, Lorbeck, Michael, Eitzon e Navarro per Pasqual, che vuole l'ultimo tiro e presumibilmente si affiderà al gioco a due tra Navarro e Lorbeck. Eccolo qui che si materializza. Navarro raddoppiato, forza, scarica nelle mani di David Moss. Il pallone Moss deve uscire. Finisce. La partita è finita. Finisce. Fallo di Marcelinho. Rakočević in lunetta. Siena festeggia, ma non è finita, perché qui ci sono tre secondi e spiccioli. Pasqual rischia il tecnico qua. Super rimonta di Siena. Rakočević in lunetta, Pasquale il tecnico lo ha preso e attenzione perché potrebbe costare la partita al Barça. Non era finita e Pasquale ha protestato per il mancato fischio sulla penetrazione di Juan Carlos Navarro. Adesso Rakočević con una sfilza di liberi può far calare il sipario sulla clamorosa notte del palestra. Evento storico qui a Siena, veramente una partita storica di meno 15 a metà. Più due. Ma c'è anche rimessa. Rakočević cerca la concentrazione. 20 punti per lui senza errori in lunetta. Sbaglia questo.
si rimane sul più due, ma ci sono altri due liberi e sempre senza rimbalzisti. Silenzio al palaestra, più tre, e questo per sigillare una rimonta spaventosa. Meno 15 in apertura di quarto periodo. Sbaglia però un altro libero ora Kocevic, che vuole lasciare un po' di suspense. Ha rimesso il fallo istantaneo e altri liberi per Siena. David Moss, attenzione a il modo in cui eseguirà Siena la rimessa. Rakocevic chiama palla, la riceve Thomas Resch e fa correre il cronometro. Finisce così Siena in trionfo, 77-74, il punteggio finale con 21 di Rakocevic, 20 di uno straordinario Pietro Aradori, 16 di Zizis, ma una prova di squadra commovente e straordinaria. Trigger, io devo dire che mi chiedi sempre l'MVP, io ti dico, quelle tre che tu hai nominato a pari merito. Il Barça torna negli spogliatoi con la serie di 16 vittorie consecutive spezzata dalla clamorosa rimonta di Siena nel quarto periodo. Pianigiani cerca di spiegarsi con la panchina del Barça. Navarro gli dà il 5, Sada un po' meno, va bene così, tutti in piedi al palaestra per celebrare Rakocevic e compagni. Guarda, Trigger, chiudo dicendo vittoria storica nella storia del basket senese, con le assenze rimontando 15 punti in pochi minuti, veramente un'impresa. 77-74, ricordo il risultato finale, naturalmente non è la fine della serata, no, perché la grande rimonta di Siena la celebreremo tra un attimo, sempre su Sport Italia 1, andando ad ascoltare anche le impressioni dei protagonisti, cercando di rianalizzare una serata che chiudiamo nella maniera migliore possibile, ovvero con la verbena. Alla prossima!